Già clima campionato nel derby fra San Nicolò Notaresco e Real Giulianova, che ha inaugurato la nuova stagione calcistica di Serie D. Al termine di 90 minuti ricchi di pathos ed emozioni è stato il team ospite a prevalere e ad approdare così al primo turno di Coppa Italia, in cui affronterà il Valle Anzuca il Francavilla domenica prossima in una sfida tutta giallorossa. Complimenti però alla squadra di Cudini, che anche in inferiorità numerica per lunghi tratti del match ha premuto con vigore alla ricerca del pareggio, che sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto. Le prime battute di gioco in un'ottima cornice di pubblico con buona rappresentanza giuliese vedono equilibrio. Al decimo di Lollo per il San Nicolò Notaresco fa correre un brivido a Sciba, ma la sua traiettoria disegnata su punizione finisce sulla parte superiore della traversa. Le due squadre giocano a viso aperto, così come conviene in una gara di Coppa Italia ad eliminazione diretta. La svolta del match arriva poi al 24esimo, quando su colpo di testa di Fuschi, con Monti battuto, di Lollo si improvvisa portiere respingendo la palla con la mano. Rigore netto con Giaccaglia di Iesi, che estrae anche il rosso per il giocatore di casa, costretto così a lasciare il campo anticipatamente e i suoi compagni in inferiorità numerica. Dal dischetto l'esperto Tozzi Borsoi spiazza Monti, regalando al Real Giulianova il gol del vantaggio, che servirà poi per vincere la partita. La reazione della squadra del presidente Di Giovanni è praticamente immediata, con Moretti che al 28esimo però in area giuliese conclude debolmente fra le braccia di Sciba. Sotto di un gol e con un uomo in meno, i padroni di casa sono costretti ad attaccare con raziocinio senza esporsi al contropiede ospite. Al 32esimo ci prova Bontà dalla distanza, ma la sua conclusione è centrale. L'ultima parte di primo tempo vede poi al 34esimo le proteste locali per un contatto in area giuliese tra il portiere Sciba e Moretti, che finisce a terra, e con Giaccaglia di Iesi che dice di proseguire con ampi gesti. Al 38esimo Sciba, ancora protagonista, dice no a Candellori prima di un colpo di testa alto di Moretti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Attacca e attacca la squadra di Cudini alla ricerca del pari, che sarebbe anche meritato, con ancora al 44esimo Moretti protagonista e con l'1-1 che però non arriva. Le due squadre rientrano così negli spogliatoi con il Giulianova in vantaggio per 1-0. Nella ripresa si ricomincia con la formazione di casa all'attacco, seppur in modo confuso e disorientato. La cronaca della gara non registra però, a differenza del primo tempo, grandi occasioni. Il trascorrere dei minuti poi fa il gioco dei ragazzi di Stallone, che restano anche loro in 10 per l'espulsione di Antonelli per doppio giallo. Dopo la ristabilita parità numerica, i padroni di casa ci credono ancora di più, ma per Moretti la porta giuliese sembra davvero stregata, con Sciba che dice ancora no all'avanti locale anche al 28esimo. Si arriva così agli ultimi 15 minuti di partita, con il San Nicolò Notaresco costantemente in avanti alla ricerca del pareggio. In campo la tensione è palpabile e il clima è quello del campionato. Dopo il triplice fischio finale del signor Giaccaglia di Iesi, arriva la vittoria della formazione ospite, ma il San Nicolò Notaresco esce a testa alta dal campo. Stallone, iniziare bene la stagione è sempre importante. Oggi si respirava già il clima campionato qui a Notaresco, una vittoria anche sofferta per qualche tratto di gara, nonostante la superiorità numerica. Sì, diciamo che la superiorità numerica poi a quel punto è tornata alla normalità numerica, perché anche noi dopo abbiamo avuto un espulso, però diciamo nel tratto in cui abbiamo avuto superiorità numerica, invece di prendere il pallino in mano l'abbiamo lasciato all'avversario. Fino a quando eravamo stati 11 contro 11 ho visto un bel Giulianova che aveva fatto buone azioni e secondo me dimostrava anche un'ottima personalità di essere padrone del campo. Il caso vuole, come spesso succede, che nel momento in cui siamo rimasti 11 contro 10, invece di gestire meglio il risultato, ci siamo limitati a subire e a mantenere. Forse i ragazzi tenevano troppo al risultato finale, e sai che quando il risultato condiziona probabilmente hanno smesso di giocare. Un po' sappiamo pure che veniamo da un mese di preparazione molto pesante, quindi non essendoci molta brillantezza, chiaramente la palla, voglio dire, è meno fluida, la gamba è meno fluida, però ci lavoriamo. Sicuramente solitamente le mie squadre fanno un calcio migliore, più bello, però già aver vinto e saper soffrire è qualcosa di importante. A questo cercheremo di unire anche qualcosa sul piano del gioco. Cudini, non fa mai piacere perdere, però oggi credo che al di là del risultato il tecnico del San Nicolò Notaresco possa essere soddisfatto del gioco espresso dalla sua squadra. Soddisfatto dell'atteggiamento, del gioco anche in parte che abbiamo sviluppato, sicuramente non del risultato, però questa prestazione ci deve dare fiducia, ci deve dare coraggio per poter continuare su questa strada. Sicuramente una vittoria
ci avrebbe dato quel qualcosina in più per sicuramente per affrontare la prossima gara e avere continuità di prestazione di un certo livello, cosa che invece il campionato con l'inizio fra due settimane ci obbliga a fermarci. Quindi, però, come ho detto, sono contento di quello che i ragazzi hanno messo in campo nonostante l'inferiorità numerica. Già mancato il gol, senza tanti giri di parole, avete avuto diverse occasioni, un po' di imprecisione, un po' di bravura del portiere del Giulianova Sciba e alla fine il gol non è arrivato. Sì, sicuramente, noi dobbiamo migliorare sotto l'aspetto finalizzazione, però l'importante è esserci arrivati in questo momento, siamo alla prima di Coppa Italia, quindi una squadra nuova con dei ragazzi che in questo momento ci stanno dando grossa disponibilità e questo credo che oggi si sia visto in campo. Quindi miglioreremo sicuramente sotto questo aspetto, sperando di concretizzare quelle occasioni che